Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Eleonora Daniele oggi è considerata una delle conduttrici più valide nel panorama televisivo italiano. La sua carriera ha avuto inizio a partire dagli anni 2000. Con il passare del tempo, la Daniele è stata sempre più partecipe al mondo del piccolo schermo, prendendo parte a diverse trasmissioni. Prima ancora di prendere parte alla prima edizione del Grande Fratello, Eleonora Daniele lavorava semplicemente in banca. Dopo la sua apparizione come concorrente del reality show, nella sua vita tutto è totalmente cambiato. Gli esordi di Eleonora Daniele. Eleonora Daniele, prima di arrivare ad essere la celebre conduttrice che è oggi, ha vestito anche i panni di attrice. Nel 2015 poi si è reinventata come scrittrice, pubblicando il suo primo libro intitolato Storie vere. Tra cronaca e romanzo. Dopo aver lasciato per un po' di tempo il mondo della scrittura, nel 2021 la giornalista ha pubblicato nuovamente un libro in cui racconta la storia del compianto fratello, ovvero Quando ti guardo negli occhi. Storia di Luigi, mio fratello. Dato il grande successo ha avuto nel corso degli anni, Eleonora Daniele è sempre più apprezzata dal pubblico ragion per cui vi è molto interesse su tutto ciò che riguarda la sua vita. Alcuni anni fa la conduttrice si è lasciata andare ad una lunga intervista, rilasciata al sito Ok Salute e Benessere, dove parla di alcuni problemi di salute che è stata costretta ad affrontare. L'intervento chirurgico della Daniele. La conduttrice ha avuto alcune problematiche legate alla salute fisica, causate fondamentalmente dall'utilizzo costante dei tacchi alti. Per risolvere il suo problema l'intervento chirurgico era l'unica via. Ma di che problema si tratta? In un primo momento avvertivo il solito fastidio collaterale all'utilizzo di calzature non salutari, ma poi la situazione ha iniziato a peggiorare fino a causarmi un acuto mal di schiena, tanto che alcune volte dovevo ricorrere alle iniezioni di antidolorifico e mettere le scarpe basse. Queste le parole della giornalista che inizialmente non voleva assolutamente mettersi nelle mani di un chirurgo. Fortunatamente la giornalista è riuscita a risolvere il suo problema con diversi cicli di fisioterapia e intraprendendo uno stile di vita corretto, in quanto il suo era totalmente sbagliato. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.